Mi chiamo Vince Gerasole. I miei nonni sono nati nell'Abruzzo, ma sono americano, italo-americano. Adesso sono un giornalista per 33-34 anni. Lavoro per la CBS, che è una rete televisiva americana. Mi occupo dei cibi, la cultura, l'arte. E ogni tanto mi potete trovare anche fuori dove c'è una tempesta o se c'è una cosa del genere. Quando ero piccolo non parlavo nemmeno una parola in italiano perché i nonni sono andati negli Stati Uniti. Io invece, siccome crescevo con i miei nonni, volevo sapere di più del paese dove sono nati. E ho studiato l'italiano all'università, parlavo sempre con loro in italiano quando ho imparato l'italiano. E adesso vengo in Italia e faccio servizi ogni tanto sui cibi, nel ramo turistico. E noi siamo qui per questa edizione di Identità Golose perché stiamo girando un documentario che parla di quello che capita qui, perché è una cosa speciale. Un congresso come questo non si vede spesso negli Stati Uniti. Ma io direi che negli Stati Uniti c'è questa voglia di mangiare bene in questo momento, che non c'era prima. È una buona cosa, una bella cosa, perché noi abbiamo ingredienti in quello che mangiamo che non sono spesso naturali, cioè mangiamo in un modo sbagliato spesso negli Stati Uniti, e parlo per l'americano normale. È troppo facile andare nel supermercato e comprare qualcosa e quando leggi gli ingredienti ti danno paura perché non conosci tutto quello che c'è dentro il cibo. Ma adesso la gente vuole sapere tutto quello che c'è dentro il cibo e vogliono sapere che gli ingredienti sono buoni. E parliamo di questo non solamente negli supermercati, ma anche nei ristoranti. 5 anni fa, 10 anni fa, eravamo, diciamo, ai primi passi di questo movimento. Adesso il movimento è più forte e si trova in tanti ristoranti. Ti dicono da dove viene l'olio, da dove vengono i pomodori. E quella è una bella cosa. Sì, ha cambiato totalmente come gli americani guardano a quello che mangiano. E forse era una specie di esplosione dentro il cuore. Vogliamo sapere di più di quello che mangiamo. E poi cioè, il bello, ma anche il brutto, è che ci sono questi, volti, cioè questi personaggi che presentano in televisione quello che mangiamo. E ci sono quelli che fanno lo show, ma ci sono altri che ti insegnano veramente come si fa in cucina. Come si può trovare un buon prodotto. Il cibo italiano è molto importante e ci sono più persone, più americani adesso che sanno se vuoi comprare un prodotto che è un vero prodotto italiano, devi cercare Product of Italy, cioè la marca. Non è sufficiente Packaged in Italy, incartata in Italia, forse si dice così, ma deve essere proprio scritto Product of Italy. E ci sono più americani che lo sanno adesso e quello fa una differenza quando cerchi dei buoni ingredienti quando vuoi cucinare a casa. E se sai, se mangi in un ristorante, puoi chiedere, ma questi prodotti sono fatti in Italia, Products of Italy, e ti possono rispondere sì o no. E come un cliente puoi prendere la decisione se vuoi mangiare lì, frequentare quel posto, è una bella cosa. Quando parliamo di fine dining parliamo anche del prezzo, perché i prezzi sono esagerati. Il brutto è che quando i prezzi sono così alti che tutta la gente non può apprezzare quello che creano gli chef. Ma il movimento fine dining sta crescendo. È difficile trovare fine dining fuori le città più grandi. Per esempio qui in Italia si può trovare fine dining dappertutto, ma per noi è concentrato più che altro nelle grandi città. Alini è quel ristorante ancora porta tanta gente a Chicago, solamente per quel ristorante.
fa un effetto economico per la città, perché se la gente viene a Chicago per mangiare in un posto così spettacolare, la gente passa per la città e spende i soldi nella città. E non è solamente una cosa per quelli che cercano fine dining, ma diventa una cosa che può aiutare tutta la gente nella città.